Due delle 15 creme solari per bambini con fattore di protezione 50 più che abbiamo testato non proteggono quanto promettono. La protezione di questi due prodotti, misurata in laboratorio, infatti corrisponderebbe a un indice di protezione 30. Se un solare non rispetta il fattore di protezione dichiarato, è un problema, perché questo crea una falsa percezione di sicurezza in chi lo applica, in questo caso nei genitori, che pensano di aver messo ai propri figli e figlie una crema a protezione molto alta. Individuare la crema solare giusta è importante e il nostro test, raggiungibile all'indirizzo altroconsumo.it/creme-solari, ti aiuta nella scelta. Ma questo passaggio, benché importante, da solo non basta a proteggere i bambini dai raggi ultravioletti. È importante infatti usare la crema nel modo corretto, spalmarla in abbondanza e spesso, sempre dopo il bagno, consapevoli che nessun prodotto filtra i raggi UV al 100%. È bene quindi limitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 16, ore in cui i raggi UV sono più forti. I neonati invece devono stare all'ombra, avere braccia e gambe coperte e niente crema per la pelle, ancora troppo sensibile.